is back. Guarniti. Another attack. Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, eroi degli elementi siete voi. Gormiti Superboy, sempre imbattibili, Gormiti senza limiti, Gormiti irraggiungibili, chi vi fermerà? Gormiti! Caos temporale! Igor, perché mentre gli altri si rilassano sull'Iscador io devo andare a cercare un frammento del cuore del Titano? Perché sei l'unico tra noi che può trovarlo. Tu sei il guardiano del cosmo. Mm? Ehi, ma che succede al mio guanto? Deve esserci troppa attività cosmica da queste parti. Allora come facciamo a trovare il frammento? Ma guardati intorno, è un delirio questo posto. Sì, hai ragione. Guardati intorno. Un guardiano deve essere capace di cogliere ogni minimo indizio. Guarda là! È mega meraviglioso! Il frammento! Ancora meglio! C'è una roccia che assomiglia tantissimo a mia nonna. Guarda! È l'ultimo frammento del cosmo! Lo sapevo! Beh, tu lo sapevi, ma lo sapevo anch'io, perché me l'hai detto tu. Va a prenderlo. Eh? Ancora tu! Non sai che è da maleducati seguire di nascosto le persone? Aaron, devi chiamare un guerriero. Sapevo anche questo. Gormiti, potenza degli elementi! Furia del cosmo! Combatti! Orion, la freccia del cosmo! Orion, abbiamo urgente bisogno delle tue meravigliose frecce cosmiche. Devi conficcarle nel di dietro di quel tipo. Consideralo fatto. State attenti, ragazzi. Il nostro amico trama qualcosa. Ah! Uno stregone con le infradito non ha alcuna possibilità contro il più grande arciere di Gorm. Sei stato preciso proprio come le mie frecce. Addio, Seskel. Ci conoscevamo appena. Cosmo freccia! Accidenti, tu l'hai mancato! Io non sbaglio mai. Probabilmente l'ha schivata. Non sapevo che lui fosse così veloce. Veloce? Ah, Orion, facciamo vedere a quel lumacone che cosa significa essere veloci per davvero. Aspetta, c'è qualcosa che non quadra. Colpiamo quel capellone disgustoso con una tempesta di frecce. Non riuscirà mai a schivarle tutte. Ricevuto. È in arrivo una scarica di frecce cosmiche. Raffica cosmica! Come ha fatto a schivarle? Nessuno riesce a muoversi così velocemente. Beh, io non l'ho visto muoversi. Ha fatto? Andiamo, ragazzi, non è questo granché. È solo un tizio molto fortunato che indossa uno strano accappatoio. Ah!
Ok, stavolta non possiamo mancarlo, Orion. O ci crederà dei dilettanti. Scocca quelle frecce più velocemente di quanto tu abbia mai fatto prima e tutte in una volta sola. Spero che funzioni. Stiamo esaurendo l'energia. Raffica cosmica! Quelle frecce vengono dritte verso di noi! Attenzione! Ma come ha fatto? Non ha solo schivato l'attacco, l'ha indirizzato contro di noi! Allora c'è soltanto una spiegazione. Ha con sé dei mostriciattoli invisibili che deviano ogni attacco. E come ci è riuscito, se no? Non c'è stato tempo. È vero. Non c'era tempo. Sta fermando il tempo. Che cosa? Fermare il tempo. Guardate il bastone di Seskel. Quando lo attacchiamo, gli anelli di energia scompaiono. Sta fermando il tempo per noi. Ma non per se stesso. Certo, sì, hai ragione. Che si fa ora? Quando Seskel batte il bastone a terra, il tempo si ferma per tutti tranne che per lui. Così può schivare ogni attacco, non importa quanto sia veloce. Oppure riesce a indirizzarlo contro di noi. Ma a quanto pare non può fermare il tempo a lungo. Quando i tre anelli scompaiono, il tempo ricomincia a scorrere. Funzionano come una riserva di energia con cui riesce a fermare il tempo per un po'. In effetti ha senso. Può sembrare strano, ma potresti avere ragione. Ecco perché non ci sta attaccando. Sa che non abbiamo alcuna chance di colpirlo. Ragazzi, non abbiamo alcuna chance di colpirlo! Non possiamo colpirlo, è vero, ma se riusciamo a sottrargli quel bastone quando è carico e lo afferriamo prima che ritorni nella sua mano, allora potremo fermare il tempo. Dobbiamo muoverci in fretta. Ci sono! Orion, lanciami! Cosa? Devi scagliare me come una freccia. Dovremmo avere un tempismo perfetto. Aaron, no, così è troppo rischioso. Ora! Ta-da! Lo prendo in prestito un secondo per fare una cosa. Il mio bastone! Ok, Orion, fagli vedere chi sei! Crono Chaos! Raffica cosmica! Come funziona quest'aggeggio? Hai le istruzioni! Aaron, devi battere il bastone a terra, ora! Ops, meglio sbrigarsi. Quando gli anelli svaniranno, il tempo ricomincerà a scorrere. Volevi battermi, eh? Brutto Eclipsion. Vedrai, ho una bella sorpresa per te. Ah, sarà davvero uno spasso. Meglio levarsi di torno. Per un pelo! Ah, quasi dimenticavo! Super importante! Perfetto! Con questo ho finito! Roccia, frecce, scherzetto divertente, frammento, il frammento! Ah! Ah! Wow! Ah! Preso! Ah! 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 Sei riuscito?
sparito per davvero! Attento, Aaron! Tranquillo, prevedo probabilità di pioggia al 100% tra 3, 2, 1... Colpito in pieno. Bella mira, guardiano. Mi mancheranno le nostre magnifiche conversazioni. Beh, a me non dispiace che sia andato via. Ma ricordati che non ce l'avresti mai fatta senza le mie capacità di osservazione. Ah, già, come hai detto, un guardiano deve essere capace di cogliere ogni minimo indizio. Eh? Ma che succede? Beh, l'esperto osservatore ha osservato abbastanza. Pronti a